È tutto pronto per questo match di Coppa. Sono Pierluigi Pardo, con me ovviamente c'è Stefano Nava. Un saluto a tutti. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione dei padroni di casa. L'allenatore si affida oggi al 4-5-1, almeno in partenza, ma di fatto potrebbe trasformarsi in un 4-3-3. Pier, cosa ti posso dire? Io vado a prendermi un caffè, hai detto tutto tu. Questo è l'11 della squadra ospite. L'allenatore ha scelto di schierare una sola punta di ruolo, supportata da due esterni di spinta sulle fasce. 4-5-1 d'attacco, in grado di garantire anche una certa copertura in mezzo al campo in fase di non possesso. Sventa qui la minaccia. È in posizione da cross. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Guadagnano la rimessa laterale. Ha perso il pallone. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Girare palla nella tre quarti avversaria, i difensori ovviamente corrono a vuoto. Prova ad aprire verso il compagno, riescono a recuperare il possesso. Si avvicina all'area, buon recupero del pallone, possono ripartire. Palla larga. Buono il recupero, possono ricominciare. Ha spazio davanti a sé. Buona triangolazione. Ha intercettato bene il passaggio, non ci voleva molto. Naismith. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Occhio, cerca l'area di rigore. Buon cross, ma il portiere non si fa sorprendere. Cerca la sovrapposizione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Williams. Prova a sorprenderlo. Naismith.
Un'altra buona giocata. Palla che torna nuovamente in possesso degli avversari. Perfetto oggi nei passaggi. 2 minuti ancora da giocare. Vediamo cosa ci riserverà l'extra time. Può avanzare a spazio. Buona l'idea, meno l'esecuzione qui. L'arbitro manda a tutti. Cosa ti aspetti da questo secondo tempo, Stefano? Spero che la partita diventi un po' più divertente, onestamente. Le due squadre devono usare di più, un po' più di coraggio. Naismith. Occhio al pallone filtrante. C'è la verticalizzazione. Occhio al traversone. Era una buona occasione. Se l'è divorata calciando malamente sul fondo. Ha scelto di piazzarla con l'interno piede da posizione invitante. Sì, però ne è uscita fuori una conclusione da dimenticare. Occhio a questo lancio. Ha spazio per andare. Pallone che ha superato la linea, sarà rimessa dal fondo. La notizia era nell'aria, adesso la conferma. Milan Pjanic ha completato il passaggio al Bayern Monaco dalla Juventus. Volevano un giocatore. Prova a far partire il tiro. Palla verso la porta. Il punteggio si sblocca. Tifosi impazziti dopo il gol. Comprensibile la loro gioia. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Passaggio intercettato. Non è facile trovare spazi, ci provano con la circolazione di palla. Recuperano palla. Il difensore spazza in qualche modo. Guadagna metri verso l'area. Chiude bene il triangolo. Si immola il difensore. La toccata per ultima il difensore e dunque calcio d'angolo. Pallone in mezzo. Pallone spazzato via bene dalla difesa. Substitution for the visitors. Coming off the pitch, number 20, Paul Digby. Coming onto the pitch, number 5, Lee Collins. Può riportarla in parità. Tiro respinto, ma la palla interviene e spazza via. C'è il pressing. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta, al momento giusto, Pier. Attenzione, pericolo! E qui il portiere è davvero super! Ci aspetta il calcio d'angolo. Occhio al corner. Attenta qui la difesa. Palla allontanata. Chiama in causa Matteo Barzaghi per sapere quanto manca ancora al termine del match. Si giocherà per altri 15 minuti prima del 90esimo. Grazie a Matteo Barzaghi per il contributo prezioso. Occhio al tiro, c'è tutto il loro orgoglio, il loro spirito di battaglia nel gol che vale il pareggio. Loro non mollano. Partita bellissima, equilibrata, combattuta. Penso che anche il pubblico sulle tribune e quello a casa si stia divertendo oggi.
Difesa certamente da rivedere, ma ottimo il movimento a liberarsi dell'attaccante. Ha dimostrato un grande fiuto del gol. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Collins. Occhio, cerca l'area di rigore. Spazzano via il pallone. L'allenatore sta per mandare in campo forze fresche. Cerca il traversone. Provano a ripartire a caccia del gol. Partita sulla spinta del pubblico. Powell. Collins. Williams. Passaggio impreciso, pallone intercettato. Andiamo a bordo campo da Matteo Barzaghi per sapere quanto manca alla fine. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti, Pier, con il risultato ancora di parità. Entrambe le squadre possono puntare alla vittoria. Bene, Matteo, per ora può bastare. Grazie, ovviamente. Richiamaci se ci saranno novità. Recupera il pallone con un intervento facile. La mette in mezzo con questo pallone. Peccato, era un buon cross, ma non c'era nessuno in area. Ci mette il corpo. Powell. L'extra time sarà di 120 secondi. La panchina non l'ha presa bene, si aspettavano un recupero più corposo. Ha intercettato il passaggio, fermando una potenziale palla gol. Avrebbe potuto decidere il match. Qualificazione che si deciderà dunque ai calci di rigore. Si appresta a battere il primo rigore della serie. Intervento decisivo del portiere. Ha mantenuto i nervi saldi. Grande parata. Incredibile! Sbaglia il calcio di rigore. Mamma mia, che errore questo! Gol! Calcia benissimo e non sbaglia. Altissima la concentrazione. Il risultato si vede. Non sbaglia. La mette dentro. Realizza il calcio di rigore. Straordinario, impeccabile questo rigore. Grande classe. Ha spiazzato il portiere con una finta. Ha interrotto la rincorsa per sbilanciare il portiere. Non è bastato. Con questo calcio di rigore può regalare la vittoria alla sua squadra. Ha messo il rigore decisivo che vale la qualificazione al prossimo turno per la sua squadra. E può finalmente sfogare tutta la tensione.